Cialoro, Constantin Ferm, Giorgio D'Alessandro Junior alle redini lunghe, Giovanni D'Alessandro nell'allenatore. Poi Cartungett, Gaetano Di Nardo, Sabato Bevilacqua e il Callisto, la guida di Vincenzo Gallo, il training di Mattia Orlando. Partono con un po' lanciati i numeri bassi. Rottura del numero 3 Constantin Ferm. Cesar Jett ad assumere l'iniziativa nei confronti di Callisto, poi Carlton e Cartungett, insegue Constantin Ferm. La rottura di Cesar Jett all'imbocco della prima piegata finisce anche squalificato. 14,5 il lancio, Callisto leader su Carlton, Cartungett e Constantin Ferm. Si arriva così al completamento del quarto iniziale, percorso in 33 da parte di Callisto e Vincenzo Gallo. Il portacolori della scuderia santese ha ridotto drasticamente il ritmo, tanto da completare i 600 in 46,3. Mosso a largo Cartungett, cavallo di passo, quindi bisognoso di imporre la propria progressione. Nella sua scia si è posto Constantin Ferm di ritorno da rottura, 1 e 2 gli 800. In gruppo c'è anche Cesar Jett, che però è già squalificato. 16,5 sul mio cronometro per il primo chilometro. Il cronometro di centropista cronometra scattando a 2100 metri. E quindi viene fuori un tempo diverso. 15,4 di ultima frazione. Callisto e Cesar Jett le prese, poi Constantin Ferm in posizione da sparo. Allunga Callisto con una frazione in 14,6 e prende vantaggio a Cartungett. Constantin Ferm precede Carlton, così all'altezza del miglio, di fronte a una frazione ancora in 14,6, 2,1 e qualche spicciolo il miglio. Cartungett raggiunge di nuovo il leader e prova ad impensierirlo. Ingresso in retta, Cartungett è incisivo, sta sopravanzando Callisto, Cartungett si distende e va a vincere, mentre Constantin Ferm è buon secondo, ricordiamo di ritorno da rottura iniziale, e solo terzo Callisto. Media di 1,15,7 per il vincitore Cartungett da Owen CR Tual B. Sabato Bevilacqua e Nunzio Squeglia al training, il signor Squeglia Raffaele alla proprietà, Gaetano Di Nardo lo ha interpretato nel miglior modo possibile.